1-0, i viola rispondono nel ritorno con un punteggio analogo, grazie ad una rete di Buso, per poi qualificarsi ai rigori. Da parte sua la Juve si impone in entrambi gli scontri con i polacchi. 1-0 all'andata, gol di Zavarov, 4-2 nel ritorno con una doppietta di Schillaci e reti di Fortunato e Marocchi. Nel secondo turno la Fiorentina si sbarazza del Sochaux con due pareggi. È ancora Buso a siglare la rete dell'1-1 nell'incontro di ritorno, dopo lo 0-0 con cui si era chiusa la partita d'andata. Doppia vittoria juventina invece nei confronti dei francesi del Paris Saint-Germain. 1-0 firmato da Rui Barros all'andata, reti di Galia e De Agostini al ritorno contro l'unica marcatura francese di Bravo. Negli ottavi di finale la Fiorentina riesce a piegare la Dinamo Kiev grazie ad un rigore di Baggio, per poi resistere sullo 0-0 nell'incontro di ritorno. La Juve invece ha la meglio sui tedeschi orientali del Karl-Marx-Stad con un 2-1 all'andata, reti di Schillaci e Casiraghi dopo il momentaneo vantaggio di Weinhold, mentre Gigi De Agostini sigla la rete della vittoria nella partita di ritorno. Ed eccoci ai quarti. La Fiorentina si sbarazza dell'Auxerre battendolo due volte per una rete a zero. All'andata la rete vincente di Volpecina. Nell'incontro di ritorno è Nappi ad assicurare un importante passaggio di turno. Per la Juve invece c'era lo spauracchio Amburgo. Vittoria all'andata con successi del solito Schillaci e di Casiraghi, mentre Galia riesce ad andare in gol nel ritorno prima del rabbioso ritorno tedesco con Furtok e Merkle. Storia recente infine le semifinali. 1-1 per i viola nell'andata sul campo del Werder Brema, con rete ancora di Nappi, e pareggio a reti bianche nel ritorno. La Juve supera il Colonia con un faticoso 3-2, reti di Barros, Marocchi e autogol di Igl, per poi resistere sullo 0-0 nell'incontro di ritorno.